Benvenuta o bentornata nel mio video. Oggi voglio dimostrarti come è possibile ottenere un colore intermedio utilizzando solo erbe tintore. Quindi non sempre un henné o una pastella vegetale regala colori forti o cambiamenti molto forti. Nel caso di questa bellissima cliente che si chiama Ada, abbiamo fatto una ricostruzione fondo colore utilizzando delle erbe tagliate a regola d'arte per ottenere una profondità di tono che sia simile al suo biondo medio che lei ha, ma con una rifrescatura cenere. È ovvio che ho dovuto far girare il cerchio cromatico, come puoi vedere qua nel risultato finale, utilizzando delle erbe castanizzanti. Sì, è vero, le punte sono leggermente verdi, ma capirai nei prossimi video il perché. Dopo poche ore esse si sono trasformate. Qui puoi vedere anche come è cambiata la texture del capello, che aveva delle squame completamente aperte e rovinate da una precedente decolorazione fatta da un professionista che non sono io. E qui appunto vedi nel dettaglio la doppia punta e lo sfrangiamento. Guarda come sono compatte, non ho utilizzato la piastra, li ho solamente asciugati utilizzando il phon a basse temperature. E questo è proprio l'effetto finale. Ti garantisco che dopo poche ore il colore si è trasformato in un effetto sabbia gradevolissimo. Al prossimo video!